Scienze e tecnologie per la conservazione dei beni culturali è un corso di laurea magistrale che afferisce alla Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali. Il corso magistrale si configura come la naturale prosecuzione del corso di laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Tuttavia è possibile accedere anche provenendo da altre lauree triennali di ambito scientifico, previa valutazione dei crediti acquisiti. Il carattere internazionale del corso lo rende attrattivo per gli studenti stranieri e favorisce l'apertura verso l'estero dei nostri laureati, inquadrandoli nel ruolo del Conservation Scientist, figura professionale corrispondente a quella italiana del tecnologo diagnosta dei beni culturali, ma riconosciuta a livello internazionale. Il corso è destinato alla formazione di ricercatori ed esperti nel campo della conservazione dei beni culturali e dell'archeometria, capaci di analizzare i problemi conservativi, di comprendere i processi di degrado sulla base della conoscenza delle proprietà fisiche, chimiche e strutturali dei materiali e di individuare le migliori strategie di intervento. Hi, my name is Nina. I come from Serbia and I have more practical background experience in the conservation of cultural heritage. I have chosen this course for the possibility to incorporate my experience with the scientific approach. I have chosen Italy for its high-level education, research, and wonderful cultural heritage. Ho sempre avuto un debole per il mondo dell'arte, dei musei e dei beni culturali in generale. Allo stesso tempo sono sempre stata una persona molto curiosa e appassionata di scienza e tecnologia. Quando ho scoperto questo corso di laurea ho capito subito che poteva essere perfetto per me, perché mi avrebbe permesso di studiare i beni culturali attraverso la scienza. Il corso è destinato alla formazione di ricercatori in ambito accademico o in enti di ricerca sia pubblici che privati. Inoltre c'è la possibilità di proseguire gli studi con un dottorato di ricerca, che qui in Sapienza ha uno specifico percorso dedicato alla conservazione dei beni culturali. Ho iniziato a fare ricerca e spero di poter continuare in quest'ambito. Però durante il corso di laurea ho avuto la possibilità di fare diversi tirocini curriculari all'estero e spero che per eventuali altri lavori potranno essere un notevole punto a mio favore. Infine, gli esperti nel campo della conservazione dei beni culturali e dell'archeometria possono trovare impiego presso istituzioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, preposti alla tutela dei beni culturali. There are many positive aspects, but the ones that I would like to highlight is the positive working environment and support both from my mentors and my colleagues.